Nell'ambito del profilo di Consumer Studies, il mio corso è un corso di multi-channel retail marketing, un corso di marketing appunto, però dedicato specificamente al settore del retail. Il settore del retail, ovvero il settore della grande distribuzione moderna, al dettaglio, è un settore fatto di aziende che negli ultimi 2-3 decenni soprattutto sono diventate sempre più grandi, strutturate, organizzate. Pensate che, per esempio, la più grande azienda al mondo in senso assoluto si chiama Walmart ed è di fatto un retailer. È una grande multinazionale, un colosso dell'economia americana, una grande catena di supermercati che, pensate, solo nell'ultimo anno ha realizzato un fatturato complessivo di 520 miliardi di dollari. Sì, avete capito bene, 520 miliardi di dollari, un valore assolutamente straordinario, che, tanto per darvi un termine di paragone, corrisponde più o meno al PIL, al valore complessivo del PIL di interi paesi come l'Austria e il Belgio. Nel nostro corso parleremo dunque di queste aziende, di aziende come Walmart e delle loro attività di marketing. Perché? Beh, perché anche i retailer fanno marketing. Bisogna sfatare il mito che il marketing è un'attività appannaggio esclusivo delle imprese industriali, dei grandi brand. In realtà anche i retailer svolgono vere e proprie strategie finalizzate da un lato a migliorare i rapporti con i propri fornitori dell'industria e dall'altro a consolidare relazioni di fiducia con i clienti consumatori finali. Tutto questo in un contesto sempre più competitivo e sfidante, con l'obiettivo di differenziarsi e distinguersi rispetto ai concorrenti. Pensate per esempio a realtà grandi ed evolute come Tesco in UK, piuttosto che Mercadona in Spagna, ma anche a Coop, Conad ed Esselunga in Italia, realtà aziendali in crescita, affermate, che di fatto rappresentano delle vere e proprie marche di riferimento per i consumatori, spesso considerato addirittura delle marche più importanti e più affidabili delle marche industriali. Ciò in quanto nel tempo queste realtà hanno saputo sviluppare una propria autonomia nelle attività di marketing, non limitandosi più a giocare semplicemente un ruolo di natura logistica, ma arrivando ad offrire una serie di servizi sempre più sofisticati in grado di creare valore veramente per le persone. Ebbene, nel nostro corso approfondiremo tutti questi aspetti, anche in considerazione del fatto che studi recenti, che giudico molto interessanti, a livello internazionale dimostrano che le strategie di marketing attuate dai player della distribuzione sono in grado di influenzare in modo molto rilevante le scelte d'acquisto degli shopper. Si stima infatti, pensate, che circa il 65% delle decisioni finali di acquisto vengono di fatto prese all'interno del punto vendita, in quello che molti chiamano il first moment of truth, vale a dire il primo momento della verità, quei 30 secondi che lo shopper passa di fronte allo scaffale. Bene, partendo da queste considerazioni, nel corso vedremo quali sono le leve del retail mix, ovvero le leve attraverso cui il retail fa marketing. Sto parlando delle politiche assortimentali, delle strategie di pricing e promozionali, delle scelte di layout, di display, delle politiche di comunicazione e di tanto altro. Il tutto, attenzione, considerando il fatto che il settore del retail è stato impattato probabilmente più di ogni altro dalla rivoluzione digitale, tanto che si parla di multicanalità e di omnicanalità, di cui il nome multi-channel retail marketing che abbiamo dato a questo insegnamento. Si tratta di fenomeni assolutamente disruptive che rendono ancora più interessante lo studio del mondo distributivo, dove, se ci pensate bene, oggi convivono realtà come Amazon e Alibaba, che sono native offline ma stanno investendo fortemente nello sviluppo e nell'apertura anche di negozi fisici, e dall'altro realtà invece più tradizionali come le catene di supermercati native offline, per esempio, che viceversa stanno investendo tantissimo nello sviluppo del loro canale e-commerce. Insomma, uno scenario ipercompetitivo che a me piace definire un po' come uno scenario del tutti contro tutti, quindi molto dinamico, molto stimolante, sia per noi che lo studiamo, sia per chi ovviamente ogni giorno ci lavora. E quindi per questo in aula arricchiremo i contenuti delle lezioni frontali con una serie di lezioni manageriali tenute da importanti opinion leader del settore del retail, in particolare del grocery retail, che si occupano tutti i giorni in azienda di questi temi e che quindi potranno condividere le sfide manageriali di maggiore attualità. E poi non voglio raccontarvi tutto in questa clip, per cui per tutto il resto ci vediamo in aula.